Chalma Avalanche in partenza. Gli organizzatori una cinquantina per la questura 12. Partiamo per la discesa. Buongiorno amici, bentornati sul canale dopo qualche settimana di assenza, perché nel frattempo mi sono fatto anche il Covid. Non c'è Covid. E oggi quindi ripartiamo con calma, anzi ripartiamo con Chalma, Chalma Day a Lanzo. Giornata di mountain bike organizzata dai Presi Bene, dagli amici Presi Bene. Oggi andiamo proprio a fare il Chalma. 700 metrini di dislivello, sono praticamente tutti con la bici normale. Io, con la scusa che ho fatto il Covid, sono ancora un po' stanco, ho preso la Turbolemo. Quota 1044, dobbiamo arrivare a 1500. Proprio una bella giornata, l'insegna del cazzeggio fatto bene in bici. Saremo una sessantina di persone, che tanta roba. E ovviamente il merito di tutto ciò, il merito dell'organizzazione, ma ancora prima il merito di aver creato non tanto e non solo questa giornata, ma un movimento legato alla mountain bike qua a Lanzo e dei Presi Bene. Come tutte le cose, non ci si improvvisa, ma è frutto del lavoro di anni di passione, di volontariato. Come dicevano in un film sul baseball, se lo costruisci lui tornerà. Con la mountain bike la stessa roba: se tu costruisci sentieri e li mantieni, la gente viene volentieri, si diverte e si crea gruppo. E quindi viva chi si sbatte per costruire e mantenere i trails, viva chi usa i trail rispettandoli e rispettando il lavoro dei trail builder, viva i Presi Bene. Eccoci qua, il famoso pratone che sarà al 4000%. Nudismo in quota. Passo a destra, giusto? Giusto. O in alto a sinistra? No, passo a destra. Come sempre sfruttiamo il paesaggio bucolico per ricordarvi di iscrivervi al canale. Un saltino in basso a destra sotto il video. Cliccate, in un mezzo secondo vi iscrivete, è gratis e per me invece vuol dire tanto. E adesso aspettiamo quelli che hanno pedalato sul serio. E anche questo video, come tutti gli ultimi, è registrato con la Insta 360 Go 2. Se vi interessa comprare questo bel giocattolino, vi lascio in alto il video di recensione e spiegazione che cos'è e cosa fa. E invece nella descrizione il link per comprarlo sullo store di Insta360. Se lo fate attraverso questo link avrete in omaggio anche un accessorio, che sono questi coprilenti che rendono l'Insta360, oltre che più protetta, anche impermeabile. E poi dallo store ci sono anche tutte le altre camere di Insta360. Chalma Avalanche in partenza. Gli organizzatori una cinquantina per la questura 12. Partiamo per la discesa. Se volete strada, urlate. Vai Matteo! Uguale. Ale Gigi! E là! Raggruppamento! Boletta! Ma qualcuno l'ha fatto il video mentre lo ripianavo? A me va bene che non... Che è più flow rispetto a sopra, perché non è necessariamente flow in senso assoluto.
Tutto bene? Molto. Calma, giustamente. Oh, finalmente un po' di contropendenza su radici. Contropendenza, la 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 la. Le tomate che hanno addolcito le contropendenze, le hanno anche un po' sfondate. Sì, guarda qua che lavorole che hanno fatto i ragazzi. Amici cari, l'importanza dei trail builder non sarà mai abbastanza sottolineata. Gente che si sbatte un ciuffolo gratis per fare divertire noi. Molto rispetto, molto amore. Poi uno lo dà per scontato, no? Che il trail sia bello pulito, invece è frutto del lavoro di gente che si fa il culo. Che figo! No. Ecco il bivio. Questa discesa ti insegna a tenere bello il peso davanti. Pepe, pepe. Quindi questo era il pandemia. Nico, ma hai stallonato? Hai bucato? No, l'avevamo fatto anche questo, io e Simo. Era un po' paludoso all'epoca. Una volta buona che imparo ad andare in contropendenza. No, volevo arrivare con la bici pulita. Atterraggio in pausa. Proprio... Niente, speravo di arrivare con la bici pulita, invece per resto si chiama pausa drop, ci sarà un motivo. E voilà, Chalma Day per me finisce qua.
perché poi devo andare a prendere un aereo. I ragazzi continuano a fare dopo pranzo, mi sembra, il quarantena. Adesso pausa birra meritatissima. Un grazie di cuore. Hai presi bene sia per la giornata sia per il lavoro che fanno sui sentieri. Allora, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima.